Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, letto da Libri in pillole. Capitolo 30. Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei Balocchi. Com'è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti. E la fata gli disse: «Va pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte. Hai capito?» «Fra un'ora prometto di essere bello e tornato», replicò il burattino. «Bada, Pinocchio, i ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere». «Ma io non sono come gli altri. Io, quando dico una cosa, la mantengo». «Vedremo. Caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te». «Perché?» «Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia». «E io l'ho provato», disse Pinocchio, «ma ora non ci ricasco più». «Vedremo se dici il vero». Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che era per lui una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa. In poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito e di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare, ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire: «Verremo anche noi per farti piacere!» Ora, bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo, per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale e quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là, finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. «Che cosa fai, Hosti?» gli domandò Pinocchio avanzandosi. «Aspetto la mezzanotte per partire». «Dove vai?» «Lontano, lontano, lontano!» «E io che son venuto a cercarti a casa tre volte!» «E che cosa volevi da me?» «Non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che mi è toccata?» «Quale?» «Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri!» «Buon pro ti faccia!» «Domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia!» «Ma se ti dico che parto questa sera?» «A che ora?» «Fra poco!» «E dove vai?» «Vado ad abitare in un paese, che è il più bel paese di questo mondo, una vera cuccagna!» «E come si chiama?» «Si chiama il paese dei Balocchi! Perché non vieni anche tu?» «Io? No, davvero!» «Hai torto, Pinocchio! Credilo a me che se non vieni, te ne pentirai! Dove vuoi trovare un paese più sano per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di 6 giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col 1° di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili». «Ma come si passano le giornate nel paese dei Balocchi?» «Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare?» Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come per dire: «È una vita che la farei volentieri anch'io». «Dunque vuoi partire con me, sì o no? Risolviti!» «No, no, no e poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene
e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio, e buon viaggio. Dove corri con tanta furia? A casa. La mia buona fata vuole che ritorni prima di notte. Aspetta altri 2 minuti. Faccio troppo tardi. 2 minuti soli. E se poi la fata mi grida? Lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene si chiederà, disse quella birba di lucignolo. E come fai? Parti da solo o in compagnia? Solo. Saremo più di 100 ragazzi. E il viaggio lo fate a piedi? Fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere e condurre fin dentro i confini di quel fortunatissimo paese. Che cosa pagherei che il carro passasse ora? Perché? Per vedervi partire tutti insieme. Rimani qui un altro poco e ci vedrai. No, no, voglio ritornare a casa. Aspetta altri 2 minuti. Ho indugiato anche troppo, la fata starà in pensiero per me. Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli? Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole? Neanche l'ombra. E nemmeno maestri? Nemmeno uno. E non c'è mai l'obbligo di studiare? Mai, mai, mai. Che bel paese, disse Pinocchio sentendosi venire l'acquolina in bocca. Che bel paese, io non ci sono stato mai, ma me lo figuro. Perché non vieni anche tu? È inutile che tu mi tenti. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola. Dunque addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali, se le incontri per la strada. Addio, lucignolo. Fa buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici. Ciò detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene, ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò: ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di 6 giovedì e di 1 domenica? Sicurissimo. Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col 1° di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre? Di certissimo. Che bel paese, ripeté Pinocchio sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia: dunque addio davvero, e buon viaggio. Addio. Fra quanto partirete? Fra poco. Peccato, se alla partenza mancasse 1 ora sola, sarei quasi capace di aspettare. E la fata? Oramai ho fatto tardi, e tornare a casa 1 ora prima o 1 ora dopo è lo stesso. Povero Pinocchio. E se la fata ti grida? Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato per bene, si cheterà. Intanto si era già fatta notte, e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara. «Eccolo!» gridò Lucignolo rizzandosi in piedi. «Chi è?» domandò sottovoce Pinocchio. «È il carro che viene a prendermi! Dunque, vuoi venire, sì o no?» «Ma è proprio vero?» domandò il burattino. «Che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare?» «Mai, mai, mai!» «Che bel paese! Che bel paese! Che bel paese!»